Amici ed amiche di Vivi Casa Giove, buonasera. Quest'oggi siamo in compagnia dell'assessore ai lavori pubblici Antonio Terraccia. Le lascio la parola per un breve saluto. Buonasera a tutti. Felice di essere tornato per aggiornarvi sullo stato delle cose. Esatto, in effetti siamo al secondo appuntamento settimanale con il dottor Antonio Terraccia e quest'oggi tratteremo l'argomento del PAES. In effetti voglio proprio iniziare con questa prima domanda e chiederle che cos'è il PAES, che cosa si intende per PAES e quali sono le sue funzioni. Allora, il PAES è un acronimo del Piano di Azione Energia Sostenibile. Nella sostanza delle cose, essendo un po' tecnica come materia, non è altro che un piano, un vero e proprio piano regolatore dal punto di vista energetico, cioè i comuni devono dotarsi, il comune di Casa Giove se ne è dotato, di questo piano che prevede da qui al 2020 quali siano le cose a farsi nell'ambito energetico. Il comune di Casa Giove l'ha adottato con delibera di consiglio comunale il 18 dicembre del 2014 ed era tenuto a farlo nei tempi così come erano stati contingentati. Benissimo, assessore. Continuiamo con una seconda domanda e questa volta trattiamo i seminari. Ecco, ci sono dei seminari a tal riguardo? Sono previsti? Allora, il PAES nasce come strumento a livello europeo, quindi imposto dalla comunità europea. Noi abbiamo rispettato i tempi, abbiamo aderito a delle iniziative della provincia e abbiamo ottenuto dei finanziamenti. Avuti questi finanziamenti abbiamo redatto il piano col vincolo di dover divulgare quello che è poi il concetto del PAES stesso. Quindi è chiaro che a breve, diremo poi la data, inizieranno tre seminari, la prima è il 14 aprile ore 17 nella sala consigliare del comune di Casa Giove, sarà il primo dei tre seminari dedicato alla divulgazione del concetto del PAES. Tale divulgazione atterrà nella prima fase ai concetti base, giusto per far capire ai cittadini in parole molto semplici cosa si vuole, quali sono gli obiettivi da raggiungere, poi saranno fatti dei seminari un po' più accurati in cui si andrà a spiegare in che modo raggiungeremo i cittadini e anche eventualmente le scuole. Su questa cosa mi preme ricordare un altro aspetto fondamentale, che il finanziamento che abbiamo ottenuto è stato ottenuto grazie al progetto presentato alla provincia, quindi anche grazie alla provincia stessa che ce l'ha concesso, in virtù delle buone prospettive che garantiva in termini di efficienza lo stesso progetto. Assessore, vorrei concludere con un ulteriore quesito. Questa volta voglio chiederle quanto è rilevante per la cittadinanza una campagna informativa. Allora, rappresenta il 98% quello che andiamo a fare, perché se i piani regolatori in generale, qualunque si siano, i regolamenti, qualunque si siano, sono semplicemente delle cose scritte, non servono esattamente a nulla se non a dire l'ho fatto, ma non è l'obiettivo mio, non è stato mai quello, ma essere concreti. Quindi si fa lo strumento, lo si adotta, ma poi lo si deve applicare. In che modo lo si fa applicare? Semplicemente andando a divulgare concetti di per sé complessi in maniera molto semplice a chi? A quelli che sono gli utenti finali. Allora, noi dobbiamo porci un obiettivo, ce lo impone il PAES: ridurre le emissioni di anidride carbonica del 20% entro il 2020. Diciamo che gli obiettivi sono più complessi, si chiama obiettivo 20-20-20, non stiamo qua a dire termini che poi di per sé non lascerebbero il segno. L'obiettivo nostro è ridurre le emissioni di CO2, quindi anidride carbonica. In che modo lo si fa? Attraverso l'utilizzo normale che noi facciamo in casa di tanti elettrodomestici, delle caldaie, i pannelli fotovoltaici che vanno messi. Quindi come riusciamo a raggiungere i cittadini, in che modo? Stiamo preparando con l'università, la seconda università di Napoli, che ci ha aiutato a fare il piano di energia, d'azione energia sostenibile, delle brochure. Quindi noi andremo casa per casa attraverso l'ausilio della protezione civile e indicheremo in parole molto semplici quali sono le cose da fare affinché si risparmi energia, quindi a beneficio dell'utente, ma anche a beneficio di chi verrà nel futuro dopo di noi con le emissioni di CO2. Quindi parole molto semplici, richiamando alcuni concetti, alcune norme. È ovvio che questo ragionamento va fatto non solo verso i cittadini, ma verso anche i bambini, i ragazzi. Quindi sicuramente passeremo anche, faremo un messaggio, lanceremo un messaggio anche all'istituto sulle scuole medie, perché i bambini sono troppo piccoli. Certo, vanno in fasce di età. Sì, andiamo alle scuole medie, quindi stiamo preparando anche lì un
un progetto da far visionare al dirigente, in modo tale da farlo inserire nel proprio piano di offerta formativa, il POF della scuola, da settembre, in modo tale da dedicare un seminario anche all'interno della struttura scolastica e far anche lì percepire il messaggio che risparmiare in generale è un beneficio per noi tutti e per il futuro dei nostri figli. Certo, quindi uno strumento alquanto efficace e diretto, a quanto noto. Efficace e diretto, guarda, non ho portato il vero e proprio piano, sì, così come è nato, però se si utilizza la macchina tanto vuol dire emissioni di CO2, se si dà la possibilità di aumentare quello che è l'efficientamento energetico, se tutti noi iniziamo un certa percentuale a mettere i pannelli fotovoltaici, vuol dire non chiedere consumo di beni per produrre energia, ma autoprodurla attraverso il solare. Quindi sono poche cose, però i cittadini devono capire in come, in che modo farlo, in quali meccanismi andare ad adottare. Sì, certo. Quindi l'obiettivo è quello, perché vedo che a piccole dosi, perché molte tematiche i cittadini non le sanno, perché giustamente non sono informati, e questo è un compito dell'amministrazione a fare. Sì, esatto. Va benissimo, noi di Vivi Casa Giove la ringraziamo, è stato un piacere averla con noi e ci auguriamo possa venire la prossima volta, perché no. Per ora è tutto, arrivederci da Vivi Casa Giove. Arrivederci.